L'ampliamento della sede dell'Agenzia Marittima alle navi Seaways, nel quartiere d'Arsena, è stata l'occasione per parlare col consigliere delegato Norberto Bezzi della situazione del porto e delle crociere. L'agenzia, dal 1996, opera in rappresentanza dell'MSC. Dal vostro punto di vista, com'è questo porto facendo raffronto anche nelle altre città in cui operate? Io metterei in relazione Ravenna con i porti che sono oggi rappresentati dal Napa, visto che Ravenna fa parte del Napa. Quindi diciamo che ancora oggi, se guardiamo il traffico, parlo del traffico containerizzato, cioè di quelle merci che vengono trasportate per contenitore, se guardiamo queste merci, vediamo che l'interesse maggiore che Ravenna riesce a catalizzare sono proprio le merci destinate al bacino orientale del Mediterraneo, partendo dalla Libia e facendo in sequenza tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, quindi Libia, Egitto, Israele, Libano, Siria e Turchia, e poi tornando indietro, risalendo la Turchia del Nord, Mar Nero, e riscendendo poi Grecia, Albania, sino ad arrivare alla Croazia e ritornare poi all'Italia con il porto di Trieste. Questo è il nostro bacino principale. Poi, chiaramente, grazie all'economia fiorente dell'Emilia-Romagna, riusciamo a portare su Ravenna anche merci destinate fuori degli stretti. Per fuori degli stretti si intende le destinazioni oceaniche, tra le quali noi privilegiamo quelle fuori Suez e quindi quelle destinate al Far East. Abbiamo poco invece a che fare con merci destinate fuori Gibilterra. La percentuale più o meno di queste merci sono che circa il 60%, quindi 2/3, diciamo, di queste merci vengono distribuite nel bacino del Mediterraneo, mentre un terzo viene grosso modo distribuito fuori dagli stretti. Venezia è al contrario, il traffico destinato all'estremo oriente è prevalente rispetto al traffico destinato al Mediterraneo. Trieste non ha ancora compiutamente, poiché la sua presenza sul traffico internazionale ha avuto flussi e riflussi, insomma è partito, poi si è fermato, poi è ripartito, insomma sta cercando ancora di posizionarsi in un ruolo definito. Però Trieste, grazie ai pescaggi che ha, grazie alla sua vicinanza verso i paesi del Nord Europa e dell'Est Europa, ha più una valenza internazionale. E quindi più che ricevere carico strettamente destinato all'Italia, certamente destinato alla sua regione, però tutto sommato è una regione piccola, però la maggior parte del carico che riceve è carico destinato fuori dall'Italia. Parliamo invece di crociere. Qui a Ravenna una lamentela dei commercianti molto generalizzata è il fatto che i crocieristi arrivano a Ravenna ma non hanno molto tempo per visitare quantomeno le varie attività commerciali. Sotto questo punto di vista ci saranno novità per i prossimi anni? Ma il mercato delle crociere deve seguire dei tempi che trovo difficilmente cambiabili. In genere si viaggia di notte e si rimane ancorati al porto di giorno. Gli unici porti in cui la nave può rimanere, per 2 giorni, quindi spendere una notte nel porto, sono i cosiddetti, hub ports, cioè quelli in cui si effettua lo sbarco dei crocieristi che sono a bordo e conseguentemente l'imbarco di quelli che devono invece affrontare la crociera. I tempi di conseguenza sono necessariamente quelli che vanno dal mattino al momento dell'approdo, che grosso modo avviene intorno tra le 7 e le 8 e mezza del mattino, sino alla sera, grosso modo tra le 8 e mezza e le 9 e mezza della sera, quindi cioè diciamo una sosta che varia dalle 12 alle 14 ore. Più di tanto non è possibile. Perché chiaramente poi dopo non si riuscirebbe nella settimana, che normalmente è il tempo concesso a una crociera, a far vedere i porti che i crocieristi si aspettano di vedere. Quindi non è tanto far rimanere di più le navi, che peraltro se rimanessero di notte non è che i commercianti potrebbero trarne maggiore beneficio. Il problema è che la città riesca a essere essa stessa propositiva, nel senso di
farsi apprezzare e quindi di far sì che i crocieristi che scendono a terra, anziché essere più invogliati a imbarcarsi su dei pullman per andare a vedere destinazioni lontane, rimangono piuttosto in città. Ravenna ha sicuramente un patrimonio artistico rilevantissimo, è la città che, come diceva il vice sindaco, ha il maggior numero di monumenti riconosciuti dall'UNESCO, però rimane comunque il fatto che per quanto riguarda invece la ricettività della città è ancora molto da migliorare, per cui è da migliorare sia l'aspetto di accoglienza della città in quanto tale, intendo quindi punti di ristoro, punti di sosta e così via, sia soprattutto le proposte che i commercianti riescono a fare a coloro che dovrebbero acquistare i loro prodotti, e quindi orari di apertura e soprattutto prodotti che siano di alta qualità. Federico Lega per Ravenna Web TV.